Bentornati amici di Live Social, Radio Lombardia prosegue in questa meravigliosa notte a tenervi compagnia. Lo sapete, non ci fermiamo mai. Con noi Maria Gabriella Crisci, buonasera. Buonasera. Una presidentessa, anzi presidente di un'associazione, l'associazione è Al Centro. Che tipo di associazione è questa? È un'associazione definita di promozione sociale, quindi non ha fini di lucro. Ma l'obiettivo principale, lo scopo è quello di aiutare le persone a ritrovare il proprio benessere e il proprio centro. Quindi si parla di benessere fondamentalmente. Di benessere a vari livelli. Ok, ma con te il benessere come viene approcciato? Viene approcciato in base alla formazione mia precedente, che è di counselor. A indirizzo olistico, quindi a un indirizzo integrato corpo, mente e spirito, e poi di insegnante Aura Soma, che è una terapia del colore. Infatti abbiamo qua delle boccette, sì, giusto? Delle boccette, bravo. Allora, questa è la boccetta, il colore, io sono daltonico, quindi dimmelo tu il colore. La parte superiore è celeste, la parte inferiore è rosa. Ecco, infatti è ben diviso il liquido che c'è all'interno, perché uno è tipo olio e quello sotto è acqua. Bravissimo, sì, proprio così. E queste bottigliette fanno parte di un grande set che ne comprende 116. Sono numerate, infatti. Sono numerate, sono diverse. Per esempio, ne prendo un'altra. Questa qui è la 95. Bravo. 95, magenta su oro. E naturalmente, nelle loro differenti colorazioni, portano delle vibrazioni. Il colore è frequenza, così come il suono. E giunge a noi per portare il riequilibrio ai vari livelli del nostro essere. Quindi ogni colore corrisponde a un'emozione, a una tematica? Sì, a una ampia tematica, okay, che corrisponde a livello emozionale, a livello spirituale e anche a livello fisico talvolta. Quello che abbiamo qua cosa corrisponde? Allora, questa in particolare l'ho scelta perché è collegata all'angelo che governa in questi giorni. Magari, non so... Per non parlare di angeli in modo astratto, consideriamo l'angelo come la nostra potenzialità. Sì. Quindi qui troviamo la potenzialità di essere armoniosi nella comunicazione con gli altri, di trovare sempre un punto di corrispondenza, un punto in comune con l'altro, quindi non cercare il confronto, ma piuttosto la collaborazione, la sinergia. E vediamo come le due polarità maschile e femminile mantengono bene il proprio confine. Il proprio confine prima di usarle sul corpo, perché nascono per essere usate sul corpo, vanno miscelate. Non lo faccio ora, però si apre il tappo, si prendono e vengono miscelate energicamente per creare un'emulsione. Quindi prima o poi riusciremo a miscelarle questi due colori separati. Sì. È proprio questo lo scopo, cioè ci mostra come noi nel nostro essere a volte siamo separati. C'è una parte più mentale che ci dice cosa fare, mentre magari il cuore vorrebbe andare da un'altra parte. Ecco, questo è quello che Aura Soma ci mostra. Certo, ma chi è che si rivolge a te in qualità di counselor e anche poi in qualità di operatrice del benessere? Sì. Allora, le persone più diverse, come counselor io lavoro a livello individuale e anche di gruppo insieme a mio marito, e abbiamo un indirizzo anche sistemico, cioè le costellazioni familiari. Allora, si rivolgono a noi persone che hanno, magari stanno attraversando un momento di difficoltà o di stress, magari un cambiamento di lavoro oppure una separazione, oggi purtroppo molto frequente. Tutte situazioni che ci mettono veramente molto alla prova, e a volte abbiamo bisogno di una mano che si tende a noi per fare un pezzo di strada insieme, semplicemente. Quello assolutamente è verissimo, ma tu hai parlato anche di angeli prima, non è vero? Sì. In che senso? Che da circa una dozzina d'anni mi interesso anche molto di angelologia, credo di avere anche una buona comunicazione diretta con loro. E quindi c'è questo senso di ispirazione che va al di là di un aspetto solo psicologico, solo orientato a,
a quanto la persona dice e esprime verbalmente, riuscire a percepire il suo essere, la sua anima. Andare un po' oltre che è invece la semplice comunicazione verbale tra di noi. Verbale, esatto. Ho capito, ma tra l'altro tu hai anche un tuo studio, giusto? Sì, sì. Che è quello di via Portinari 2 qua a Milano. Sì, sì, dove ricevo solo per sessioni individuali, quindi sia di aurasoma, sia di counseling. Eventualmente si possono fare anche delle costellazioni familiari individuali. Insomma, le possibilità sono davvero tante e la potete raggiungere anche attraverso gabriellacrisci.pace@gmail.com o al 335-6379-050. Ci sono anche dei corsi di formazione Aurasoma, perché è anche il nome della pagina Facebook. Esatto, sì. Io appunto mi occupo di formare anche gli operatori olistici Aurasoma, quindi coloro che poi sulla base della scelta di queste bottigliette aiuteranno le persone a conoscere di più se stessi. I corsi di formazione li tengo in Piemonte, dove noi abbiamo un centro di nostra proprietà familiare, diciamo, in provincia di Biella. E sono in formula residenziale perché è importante anche stare molto a contatto con la natura. Ah, ok, ma avvengono anche nel periodo invernale questi corsi? Anche, sì, sì, sì. Poi naturalmente staremo un po' più all'interno nel periodo certo. invernale e all'esterno comunque nella proprietà, magari uscire solo per una breve passeggiata e per ossigenarci. Corsi di formazione Aurasoma, pagina Facebook su cui trovare anche le date di inizio dei vari corsi che vengono proposti da Gabriella durante l'anno. Il sito 6alcentro.com con il 6 scritto in numero vi può dare tutti i contatti e le curiosità ve le può, come dire, svelare attraverso il sito e anche chiaramente attraverso la pagina Facebook, ma io vi consiglio di andarla a trovare direttamente in via Portinari 2 qui a Milano perché merita la vostra attenzione. Io ti ringrazio per essere stata con noi. Grazie a te. Vuoi salutare qualcuno in particolare? Ma saluterei tutte le mie studentesse e i miei studenti. Perfetto, e allora è stato un piacere, Gabriella, chiacchierare con te e ti auguriamo buon lavoro a questo punto. Grazie, grazie anche a voi.